5 fermi operati dai carabinieri all'alba di giovedì 27 ottobre. Per l'ennesima volta l'area grecanica a suo malgrado si ritrova invischiata in loschi e poco edificanti episodi di cronaca nera. Episodi aggravati dalle modalità mafiose che hanno caratterizzato l'agire del gruppo di presunti esponenti della cosca Paviglianiti. Denominata Nexum, i particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa tenuta presso il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria. Erano presenti il Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, il Colonnello Giancarlo Scafuri, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il Tenente Colonnello Vincenzo Franzese, Comandante del Reparto Operativo Provinciale, il Capitano Gianluca Piccione, Comandante della Compagnia di Melito Porto Salvo e il Maresciallo Carlo Livia, Comandante della Stazione di Condofuri. Il procuratore ha parlato dell'importante e proficuo lavoro portato avanti dalla squadra Stato, il cui funzionamento impeccabile ha consentito di definire l'operazione in circa un mese. Nelle parole del procuratore De Rao e degli investigatori, i motivi dell'ennesima inchiesta antimafia. I fermati, è stato spiegato, avevano chiesto un pensiero al titolare di un lido, ma non volevano alcun regalo, pretendevano soldi, volevano fargli pagare il pizzo. Il proprietario della struttura balneare si è però rifiutato di sottostare alla richiesta, finendo col subire dei danneggiamenti. Identiche attenzioni erano state rivolte a un'azienda attiva nel settore della grande distribuzione. La vicenda dell'imprenditore di San Lorenzo Marina e quella dell'azienda sono state il cuore dell'indagine, sfociata nel fermo per indiziati di delitto di 5 persone. Si tratta di soggetti sospettati di essere vicini al clan Paviglianiti, dominante sul territorio di San Lorenzo Bagalari. Nello specifico, i provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, hanno raggiunto soggetti residenti in comuni di 3 diverse regioni, esattamente a Guidonia, in provincia di Roma, Lomazzo, in provincia di Como, Melito di Porto Salvo e Bagalati, in provincia di Reggio di Calabria. Ad essere raggiunti dal provvedimento sono stati Natale Paviglianiti, 46 anni, di San Lorenzo, di fatto domiciliato a Lomazzo, David Natale Paviglianiti, 26 anni, di San Lorenzo, Francesco Leone, alias Nano, 29 anni, di Melito Porto Salvo, Salvatore Polimeni, 46 anni, di Melito di Porto Salvo, residente a Guidonia, Angelo Fortunato Chinni, 36 anni, di Melito di Porto Salvo. Tutti sono chiamati a rispondere anche di associazione mafiosa. A condurre le indagini sono stati i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, diretti dal capitano Gianluca Piccione. Da un lato, diciamo che l'estorsione rappresenta la modalità attraverso la quale la 'ndrangheta controlla il territorio, perché pretende il pizzo anche quando, casomai, non è questo il caso, no? Dovesse raggiungere quote non particolarmente elevate, e comunque il sistema 'ndrangheta, che impone comunque a ciascuno di riconoscere nella signoria della 'ndrangheta questo organismo superiore al quale bisogna pagare la tassa. Ecco l'antistato che si manifesta attraverso un'attività di ricezione di somme, di cui appunto l'estorsione rappresenta la figura giuridica. In questo caso abbiamo non soltanto la riscossione del pizzo, ma in più abbiamo l'intervento dell''ndrangheta in relazione a beni posti all'asta, e quindi l'infiltrazione dell''ndrangheta nel sistema sostanzialmente di assegnazione di beni. Quindi diciamo anche un loro intervento in quello che dovrebbe essere una procedura totalmente al di fuori di condizionamenti o intimidazioni. E invece ci accorgiamo che anche in queste procedure, più che accorgerci avendo per la verità notizie in questo campo, rileviamo attraverso questa volta fonti dirette che l''ndrangheta continua a manifestare il proprio interesse per beni posti all'asta e tende a recuperare questi beni anche quando soggetti estranei all''ndrangheta e autonomamente sono riusciti, con il versamento della caparra e con l'offerta del denaro, ad aggiudicarsi quell'asta. Quindi anche dopo l'aggiudicazione intervengono pretendendo che ad essi venga riservato quel bene, come è avvenuto in questa indagine. Un bene sul quale l''ndrangheta, la cosca Paviglianiti, aveva messo gli occhi fin dal 1996,
secondo quanto ha affermato uno degli esponenti di vertice dell'Andrangheta stessa. Conferenza stampa, avete sottolineato che potevate liquidare tra virgolette la faccenda con un semplice comunicato stampa, ma la vicenda meritava un approfondimento, soprattutto meritava di essere sottolineata, oltre che per la rapidità di esecuzione delle indagini in poter fermo, per evidenziare ancora una volta che se le denunce fossero di più e venissero da più parti del territorio, forse molti di questi problemi non ci sarebbero. Vero, si è detto in conferenza stampa che non è tanto la quantità in questo caso quanto la qualità sia dell'investigazione sia del contributo della persona offesa. L'investigazione è durata circa 30 giorni, si è avvalsa inizialmente del recupero delle telecamere che erano state poste in vari luoghi, attraverso il recupero del risultato della videoregistrazione si è appreso quello che è avvenuto e attraverso queste registrazioni si è potuto poi chiedere alla persona offesa di spiegare quel che era avvenuto, e la persona offesa, che inizialmente era chiaramente riluttante per paura, come avviene sempre tra le persone che subiscono l'estorsione, si è poi decisa, temendo anche eventualmente conseguenze per il reato di favoreggiamento personale, si è decisa a parlare e ha fatto ricostruire esattamente i fatti. Ecco, quindi quel che si è sottolineato è da un lato la tempestività, l'immediatezza dell'intervento, in 30 giorni indagini e fermo, e dall'altro il contributo della persona offesa, per cui si è anche detto in conferenza stampa, se i cittadini capissero che vi è uno Stato, una squadra Stato, come più volte ho sottolineato, che è pronta a intervenire a difesa dei diritti delle persone, e denunciassero, in pochi giorni l'Andrangheta non esisterebbe più. No, non parte né dalla denuncia né dall'intercettazione, è partito dall'attività informativa che è svolta sul territorio, in particolare la mano territoriale della stazione di Comune di San Carlo, che è riuscito ad avere queste, acquisire queste informazioni molto dettagliate e molto importanti, da cui poi sono partite tutta una serie di attività tecniche di riscontro. Siamo riusciti, diciamo, a estrapolare l'insaputa dei titolari di queste attività, quelli che erano video di registrazione del sistema di sorveglianza interno, e abbiamo riscontrato effettivamente come quelle notizie che avevamo appreso informalmente erano appunto confermate. Da lì è iniziata tutta un'attività, come dicevo, anche di natura tecnica, e siamo riusciti man mano a risalire, diciamo, ad altri episodi chiaramente di natura estorsiva, che vengono posto nel tempo, nell'ultimo anno, ai danni di queste vittime. Successivamente poi è stato convocato in caserma, diciamo, il titolare di questo esercizio commerciale, che inizialmente, diciamo, ha negato, cercato di negare, di minimizzare la cosa, però quando poi l'abbiamo messo alle strette davanti all'evidenza dei fatti, minacciando ovviamente che sarebbe potuto incorrere conseguenze, insomma, penali o alleggiamento specifico, a quel punto non ha potuto fare altro, insomma, che confermare quello che già noi avevamo, appunto, dimostrando i fatti e dati alla mano, e quindi dirà ovviamente poi a rilasciare dichiarazione su fatti che già comunque davamo conoscenza. Grazie. Condotte dai carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo, sotto la direzione del capitano Gianluca Piccione, le indagini sfociate nell'operazione Nexum si sono concentrate su diversi episodi di estorsione e tentata estorsione posti in essere in un arco temporale compreso tra il 2015 e il 2016. Si tratta di episodi che, cristallizzati attraverso il lavoro investigativo, secondo l'accusa, sarebbero stati posti in essere con tipiche modalità mafiose, interessando un'azienda attiva nel settore della grande distribuzione e una struttura balneare. La penetrante attività informativa e di controllo del territorio svolta dai carabinieri, tra l'altro, ha anche permesso di accertare l'avvenuto avvicinamento dei titolari della ditta in questione da parte di soggetti considerati vicini e organici alla cosca Paviglianiti. Sempre nell'ambito dell'inchiesta, i carabinieri hanno verificato anche un ulteriore episodio di natura estorsiva posto in essere dagli stessi presunti affiliati. In questo caso, essere preso di mira è stato il proprietario di un noto lido di San Lorenzo in provincia di Reggio Calabria, al quale è stato chiesto di recuperare un pensiero
Ferro in considerazione dell'appena conclusa stagione balneare, richiesta alla quale il titolare del Lido ha però deciso di opporsi, salvo poi subire il successivo mese di maggio il danneggiamento di un mezzo d'opera impiegato nella preparazione del Lido per la stagione balneare 2016. Nonostante l'arrivo dell'autunno, che in quest'ultimo periodo è caratterizzato da un significativo aumento delle temperature, resta alta la vigilanza del Corpo Forestale dello Stato nel prevenire il fenomeno degli incendi boschivi. Proprio nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, coordinato dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, personale dei comandi stazione di Melito di Portosalvo e di Bagaladi, rispettivamente al comando degli ispettori Vincenzo Corso e Nellina Alessia, hanno arrestato in flagranza di reato un pastore di 50 anni, residente a Rogudi, sorpreso ad appiccare un incendio in località Scano, nel comune di Melito di Portosalvo. Nello specifico, gli agenti, giunti nei pressi di un ovile, hanno notato un soggetto, identificato successivamente, che servendosi di un accendino stava dando il fuoco in più punti in una zona impervia ma ricca di vegetazione naturale. Alla vista degli agenti l'incendiario si è dato a precipitosa fuga, ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento e arrestato con l'accusa di incendio boschivo doloso. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che un gregge trovato a pascolare senza autorizzazione nell'area teatro dei fatti era di proprietà dell'arrestato. Per questo motivo al pastore sono stati contestati anche i reati di pascolo abusivo e danneggiamento. Contattato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il pastore è stato posto ai domiciliari. In sede di udienza davanti al giudice del Tribunale di Reggio Calabria, l'arresto è stato convalidato e l'intero operato degli agenti forestali veniva totalmente confermato. La droga ha viaggiato via mare accuratamente celata nella stiva di una porta container. Il tentativo di tenerla al riparo da occhi indiscreti è però riuscito solo a metà. Una volta portata a riva è stata trovata e sequestrata. La presenza dell'ingente quantitativo di cocaina infatti non è sfuggito agli uomini della Guardia di Finanza. Custoditi in 17 borsoni impermeabili legati tra loro, sono stati trovati 385 kg di sostanza stupefacente. L'operazione in questione ha visto impegnati gli uomini del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Reggio Calabria e del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare, unitamente ai reparti operativi aeronavali di Vibo Valentia e Palermo. La nave proveniente dal Brasile era diretta al porto di Gioia Tauro dove è stata perquisita. Coordinate dalle procure della Repubblica di Reggio Calabria e Palmi e condotte dal gruppo operativo antidroga della Guardia di Finanza Regina con l'apporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, le indagini hanno permesso di rilevare come il trasporto di carico di droga fosse avvenuto con la compiacenza di alcuni membri dell'equipaggio. Sono stati proprio loro a scaricarla e a portarla in un'area di mare distante circa 16 miglia dal porto di Gioia Tauro. Complessivamente 9 sono stati i fermi eseguiti tra i membri dell'equipaggio della nave e risultati coinvolti nell'illecito traffico, tutti originari del Kiribati. Se immessa sul mercato, la cocaina avrebbe fruttato circa 77 milioni di euro. Il dispositivo di controllo straordinario del territorio previsto dal Piano di Azione Nazionale e Transnazionale Focus 'Ndrangheta, stabilito in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nelle giornate del 18 e del 25 ottobre scorso ha interessato i quartieri ad alta densità abitativa di Modena e Ciccarello a Reggio Calabria, con un'incisiva operazione congiunta della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. I controlli hanno visto l'impiego sinergico di diversi equipaggi tra forze di polizia coadiuvati da un'unità cinofila con cani antidroga, da un elicottero del 5° reparto volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, con il supporto degli uomini del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica che hanno curato le attività di videoripresa di tutte le operazioni in argomento. I popolosi quartieri di Modena e Ciccarello sono stati oggetto di capillari controlli che hanno interessato le persone, anche agli arresti domiciliari, mezzi in transito e nonché circoli ricreativi e sale giochi insistenti nel territorio. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno congiuntamente sottoposto a controllo persone e veicoli, effettuato posti di controllo
Sono state elevate contravvenzioni per infrazione del codice della strada e ritiri della patente di guida. Inoltre nel quartiere di Modena sono state effettuate perquisizioni personali anche domiciliari alla ricerca di armi. Nello stesso contesto operativo sono stati controllati soggetti sottoposti a detenzione domiciliare e sottoposti a controllo bar, sale giochi e un circolo ricreativo. In vista del prossimo referendum per la riforma costituzionale del 4 dicembre, la sezione del Partito Comunista di Reggio Calabria ha indetto per venerdì 28 ottobre alle ore 17 presso la sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria una manifestazione pubblica coordinata da Michelangelo Tripodi della Segreteria Nazionale del Partito Comunista Italiano. Con la riforma della Costituzione e con la nuova legge elettorale denominata Italicum, sostiene Tripodi, Renzi smantella la democrazia. Non è vero che si riducono i costi della politica e che si semplifica il processo legislativo. È vero invece, prosegue, che la sovranità popolare è azzerata e che il Senato continua ad esistere ma viene cancellato il diritto del popolo ad eleggerlo a suffragio universale. In tal modo il potere politico viene consegnato ad una minoranza di privilegiati. Sul fronte del sì invece si svolgerà a Melito di Porto Salvo nei locali dell'ex mercato coperto venerdì 4 novembre una conferenza dal titolo Cosa cambia per i cittadini con la revisione costituzionale, moderata da Carmelo Minniti di Una città da cambiare, alla quale interverranno Francesco Baccellieri, coordinatore del comitato Basta un sì Melitesi per il sì, Armando Neri, assessore al bilancio e tributi del comune di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale della Calabria, i docenti universitari della Calabria Ettore Iorio ed Enrico Caterini e con le conclusioni affidate all'onorevole Demetrio Battaglia, deputato della Repubblica Italiana. Convegno a Melito di Porto Salvo su Santa Maria Goretti. Promossa dal Centro Italiano Femminile con il patrocinio dei comuni di Melito di Porto Salvo e Rogudi e con la collaborazione della parrocchia Santa Maria Annunziata e San Nicola di Bari di Rogudi, l'iniziativa si svolgerà nell'auditorium dell'ex mercato coperto di Melito Porto Salvo a partire dalle ore 17 di venerdì 28 ottobre. Tra i relatori padre Giovanni Alberti, biografo di Santa Maria Goretti, che tratterà il tema Maria Goretti, la santa del sì e del no. Giuseppe Toscano, giornalista ed educatore professionale, che parlerà di traiettorie educative e la laicità del pensiero pedagogico semplice di una santa. E Pasquale Romeo, docente di psichiatria presso l'Università Dante Alighieri, che tratterà il disagio giovanile. A moderare i lavori sarà la professoressa Maria Rosa Falduto. L'obiettivo del convegno, secondo quanto dichiarato dal presidente del CIF, Francesca Carrabotta, sarà approfondire l'attualità del messaggio pedagogico della Santa Ragazzina, un messaggio che potrebbe diventare un sincero compagno di viaggio nella vita dei giovani.